vero e proprio gelo tra Berlusconi e Ilaria Blasi. I due infatti sembrano ormai ai ferri corti e la conduttrice fuori da Mediaset. La Blasi, volto storico del piccolo schermo e al timone di programmi molto famosi come L'Isola, ha avuto un cambio di rotta nell'ultimo anno, passata infatti dalla conduzione di questo show a Battiti Live, prima affidato ad Elisabetta Gregoraci. È chiaro che Berlusconi sta operando un mescolamento generale per ridefinire la rete, e quindi anche le varie priorità, tuttavia dopo l'uscita di scena di Barbara D'Urso nessuno dovrebbe sorprendersi eppure. Il passaggio di Ilaria Blasi, amica storica di Silvia Toffanin, ha creato alcuni dubbi e domande. Gelo tra Berlusconi e Blasi. Cosa è successo veramente? Dopo aver esordito nel quiz TV Passaparola, la Blasi ne ha fatta di strada, sicuramente grazie alla spontaneità che ha coinvolto il pubblico a casa. Passata da valletta a conduttrice, con programmi come Le Iene, L'Isola dei Famosi e ora Battiti. Tuttavia sembra che ci siano stati tempi migliori per lei e Mediaset. Molti esperti di gossip come Alberto Dandolo parlano di un vero e proprio gelo tra i due. Già in precedenza si era parlato della crisi tra la Blasi e Silvia Toffanin, mai confermata dalle parti. Tuttavia con questa notizia sembra chiaro che la questione sia collegata e che ci sia una motivazione ben diversa dietro gli accadimenti al momento. Dopo Battiti Live pare che non ci siano grandi novità per lei in pista, forse come si evince dal gossip complice l'accordo che la conduttrice avrebbe stretto con Netflix, prima per Unica e poi per il prosieguo che dovrebbe uscire prossimamente. Ilaria non sarà nella nuova edizione della Talpa che va invece a Diletta Leotta, non sarebbe nemmeno candidata per L'Isola dopo Vladimir Luxuria e a quanto pare non ci sono altre programmazioni in corso d'opera. Quindi, viene da pensare, che effettivamente ci sia qualcosa che non va sia con la Toffanin che con Berlusconi anche se, ovviamente, nessuno ha fornito indicazioni al riguardo. Durante le conferenze stampa infatti l'AD Mediaset ha sempre chiarito che le sue scelte non sono personali, come la volontà di sostituire la D'Urso ma piuttosto la voglia di cambiare e quindi rinnovare la rata con tutte le conseguenze che questo comporta. Tuttavia il palinsesto invernale è ancora in evoluzione e quindi nuove opportunità a Mediaset potrebbero talvolta subentrare e aprire possibilità per la conduzione della Blasi, al momento però sembra esserci qualcosa di diverso ad alimentare la situazione.